È Davide di Donatello andati in scena lo scorso venerdì una sfilata di volti noti del piccolo e grande schermo italiano, una festa del cinema del bel paese che da 50 anni ormai sembra arrancare e che pur non senza qualche difficoltà stringe denti e va avanti. Loro, gli attori italiani, ci credono e sperano nel futuro. Dici un po' a che cosa stai lavorando. Molti sono, insomma, scettici su questa cosa, non ce lo vogliono dire, tu però ho sentito che ne parlavi poco fa. Sì, no, perché vabbè, una cosa praticamente l'ho finita, un'altra l'ho già firmato, quindi la farò. È un TV movie per la Rai con Beppe Fiorello dal titolo L'oro di Scampia, che è insomma, appunto un film per la televisione con la regia di Marco Pontecorvo, che è un autore bravissimo, straordinario. Interpreto questa madre napoletana che vive a Scampia, madre di 3 figli, un ruolo molto forte, di grande dignità, che secondo me riabiliterà anche un pochino la gente di quel posto, ecco, perché se ne parla sempre in certi termini, non in altri. L'altro è il film di Paolo Genovese che girerò con questo signore qui, con il signor Marco Giallini, qui farà mio padre. Io faccio sua figlia. Questo papà, insomma, che a 20 anni si trova già con una figlia e poi ne fa un'altra e due, non pago, ne fa un'altra e due e praticamente a 49-50 anni si ritrova con una di 30, una di 25, una di 18, tutto qui. Si trova con 3 donne. Sono a Trento e sto girando un nuovo film di Longoni con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Alessio Boni, insomma un cast meraviglia. Io sono la moglie di Luca Zingaretti e anche questo per me è un bel premio. E poi c'è chi non si esprime. Non lo so, vivo sempre nella passione dell'attesa, quindi vedremo.